Circolo culturale anticonformista, Andreani. Radio Pensiero Libero. La web radio libera, contro il pensiero unico, e la disinformazione. Buona domenica 11 ottobre 2015 da Radio Trieste Libera con la trasmissione La Voce di Trieste. Trasmissione che è il nostro giornale radio quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia in assoluto della nostra città. Direttore anche di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata da questi altri incarichi, per cui perdonerete le sue defaillance, sarei poi io che vi sto parlando adesso, Paolo G. Parve. La scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o semplicemente non hanno il coraggio di dirvi o di scrivere sulle loro pagine. Gli argomenti non mancano di questo genere perché ne sono fonte inesauribile le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze del sistema politico istituzionale italiano, che è in basso, anzi è in alto nelle graduatorie di queste cose a livello internazionale addirittura, al quale siamo sottoposti ancora per poco anche nel territorio libero di Trieste, di cui hanno l'amministrazione civile provvisoria, ma simulano, continuano a simulare, a voler simulare illegalmente di avere la sovranità, motivo per cui andranno a perdere anche l'amministrazione. I nostri avvisi, allora continuano le campagne rilevanti in corso di obiezione fiscale del Movimento Trieste Libera, in sottoscrizione della Carta dei diritti dei cittadini, dei residenti e delle imprese nel territorio libero di Trieste, le richieste di risarcimento del servizio militare imposto qui a Trieste illegalmente, le campagne di richiesta di documenti intestati al territorio libero di Trieste in amministrazione provvisoria del governo italiano e non allo Stato italiano, cioè dell'intestazione corretta, così come accadeva col precedente governo amministratore provvisorio, quello militare alleato anglo-americano. E tra breve stiamo per aprire la campagna di raccolta firme più importante, che è quella delle firme di delega alla rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, sulla quale c'è ancora il silenzio stampa totale da parte dei media italiani, locali e non locali, silenzio stampa che, come abbiamo già spiegato, ovviamente non è voluto dai colleghi giornalisti e direttori di quelle testate, ma è imposto appunto dal sistema politico istituzionale italiano, alla faccia della democrazia, della libertà di stampa, d'opinione, del diritto dovere all'informazione, eccetera, eccetera. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Per quanto riguarda gli esteri, ci sono un paio di appunti di politica estera. Il più importante è probabilmente quello sugli attentati in Turchia ad Istanbul, città con la quale Trieste, città e paese con i quali Trieste ha intensi e fruttuosi legami economici attraverso il porto. Nella questione di questi attentati c'è un unico punto strano. Il punto strano, apprezzabile da chiunque stia seguendo le notizie in argomento da ieri, è che ci siano accuse incrociate immediate tra la sinistra e il governo e la sinistra politica in Turchia, e che nessuno accusi, pensi di accusare o di indagare l'estrema destra turca, che è una componente dal punto di vista operativo, politico, militare interno al paese rilevantissima, come se improvvisamente fosse evaporata e nessuno la vedesse. Curioso, sono quei fatti politici non scritti che gli osservatori
attenti a queste cose vedono immediatamente, ma i cittadini non riescono a vedere, vedono con maggiore difficoltà. Per quanto riguarda sempre politica estera, l'Italia, che per noi è un paese confinante che considereremo amico nel momento in cui smobiliterà la pretesa di sovranità inesistente, in realtà la sovranità non la pretesa, quella c'è su Trieste, e con Italia francamente la stampa di oggi, sulla stampa di oggi, domenica 11 ottobre, il Renzi, premier non eletto del governo italiano sostenuto da un Parlamento costituzionalmente illegittimo, il Renzi ieri ha superato i limiti precedenti, già va bene, avanzatissimi, di indecenza e di cialtroneria propagandistica, va bene, sparando la promessa di 1 miliardo di investimenti per i bambini poveri. Allora, i bambini poveri non è che nascono tali. I bambini sono poveri se c'è il problema della famiglia povera. Allora, gli investimenti in assistenza sociale vanno date alle famiglie povere per i loro bambini, ma vanno date anche agli altri, alle altre persone in povertà nel paese, mi sembra. Dai giovanissimi, dai bambini, agli anziani. Occorre cioè un piano di assistenza sociale serio, concreto, articolato per tutti. Quello di promettere 1 miliardo per i bambini poveri è veramente, guardate, un'indecenza retorica. Tanto più indecenza quanto il numero dei bambini di famiglie povere in Italia è, come il numero delle famiglie, elevatissimo e sempre più elevato. E questo cialtrone politico non si vergogna di speculare anche su questo. Prima facciano i provvedimenti e dopo se ne vantino. Questi signori vanno avanti a promesse, ogni giorno ne inventano una, tanto dopo la gente pensa, non segue, pensa che ci stanno provvedendo, invece non fanno nulla o fingono soltanto di fare, no? E dopo un po' di giorni, quando quella promessa è logora, se ne inventano un'altra. Vedremo cosa ci prometteranno nei prossimi giorni, ma guardate, questa sul miliardo per i bambini poveri è francamente scandalosa. Scandalosa. In cambio, e questa è una notizia a cavallo fra Italia e territorio libero di Trieste, si conferma quello che vi avevamo già detto, preannunciato, credo già la settimana scorsa o addirittura 2 settimane fa, sulla operazione per creare un nuovo contenzioso con la Slovenia, che potrebbe venire esteso anche alla Croazia, sui rimborsi agli esuli, optanti o come volete chiamarli, per danni subiti, da persecuzioni subite dal regime jugoslavo, eccetera, approfittando di una legge slovena interessante ma applicata male. Questa operazione viene portata avanti non da, ma attraverso, e dopo vi spiegherò perché dico attraverso, le organizzazioni nazionalistiche revanciste collegate, va bene, che hanno sede principalmente qui a Trieste, ma hanno i loro referenti altrove, in particolare in alcuni uffici di Roma, per uffici speciali di Roma da sempre, e che sono collegate ad un gruppo internazionale che suscita molte preoccupazioni, del quale vi abbiamo già detto qualcosa, ma oggi vi spiegheremo qualcosa di più. E vi diciamo anche perché. Perché tutte queste operazioni di tensione inutile che sollevano alcuni ambienti italiani collegati ai servizi italiani, tanto per essere chiari, no? In queste operazioni particolari su Slovenia e Croazia, sono operazioni che servono ad alcuni partiti italiani a tenere i voti, va bene, a distrarre l'opinione pubblica, ma sono soprattutto operazioni che danneggiano il territorio libero di Trieste.
perché il territorio libero di Trieste, che è uno Stato sovrano diverso dallo Stato italiano ed è uno Stato Porto Franco internazionale, Stato trattino Porto Franco internazionale, e per vivere e per lavorare ha bisogno di avere i migliori rapporti con i paesi del proprio hinterland, del proprio entroterra e dell'umland, no? Anzi, l'umland è proprio l'entroterra, il retroterra in senso più ampio è lo hinterland. Per cui parliamo di umland parlando di Slovenia e Croazia e di hinterland parlando poi di Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, eccetera. Noi abbiamo bisogno di questi rapporti, come l'aria per respirare di questi buoni rapporti, perché sono quelli i paesi del nostro hinterland, non l'Italia. E le nostre linee ferroviarie ed autostradali più dirette non passano attraverso l'Italia e non devono essere condizionate dalla concorrenza dei porti italiani, ma passano attraverso la Slovenia, con la quale il nostro porto può trovare, se il porto del territorio libero di Trieste è non uno di tanti porti italiani, può trovare perfetti ed ottimi e tranquilli accordi di cooperazione nell'attività portuale, spartendosi il lavoro che adesso attraverso l'asse Baltico-Adriatico sarà addirittura sovrabbondante, e la stessa cosa vale anche per Rijeka-Fiume. Quindi l'Italia ha interesse a mantenere tensione di confine con operazioni rivendicative con la Slovenia e con la Croazia. Il territorio libero di Trieste ha l'interesse esattamente opposto, di mantenere i buoni rapporti e di avviare le proprie attività commerciali, marittime e produttive di zona franca. Allora, per questo motivo teniamo d'occhio da molto tempo queste operazioni. Allora, le operazioni di rivendicazione italiana verso la Slovenia e la Croazia sono incominciate quando hanno visto che la Jugoslavia scricchiolava. In pratica a Roma hanno formato, al tempo dell'ammiraglio Martini, simpatico e bravo ufficiale ma maniaco irredentista, per il resto hanno formato un nucleo particolare di civili, di militari di medio livello, che noi abbiamo battezzato come analisti Gladio 2, anche se non c'entrava con la Stay Behind Gladio legittima, e hanno mandato avanti tutta quell'operazione che avete visto, moltiplicare per 10 o per 20 il numero dei morti delle foibe, processi, film, eccetera, 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 seppellendo di nuovo sotto silenzio i crimini italiani e ingigantendo quelli di parte jugoslava. Due volte hanno tentato anche, ve l'abbiamo detto, un colpo militare durante la guerra croato-serba in Istria, non la guerra in Istria, il colpo militare in Istria, l'avevano progettato, venne fermato da Washington su segnalazioni, eccetera. A un certo punto, dunque dopo, quando andò al potere Prodi, l'amministrazione Clinton gli ingiunse di mollare, di abbandonare il blocco che aveva posto l'Italia con il governo Berlusconi e che Prodi stava mantenendo con Berlusconi, con il suo sottosegretario agli esteri con delega ai Balcani Caputo, e che Prodi stava mantenendo col suo sottosegretario agli esteri Fassino, curiosamente del PDS, allora poi PD. L'amministrazione Clinton ingiunse a Prodi di togliere il blocco, la Slovenia entrò nell'Unione Europea e poi la Croazia, eccetera. A quel punto si pensava che costoro avessero abbandonato quell'operazione e avessero sciolto quel nucleo, invece hanno continuato con le propagande, hanno continuato a finanziare le organizzazioni nazionaliste e revanchiste, hanno anche continuato, hanno radicato queste propagande, per chi segue la stampa italiana, su due giornali in particolare, sul Giornale di Milano, Il Giornale, e stranamente sul quotidiano Avvenire, quotidiano cattolico,
della Conferenza Episcopale Italiana, che spara dei pezzi in stile di propaganda fascista formidabili soltanto su questo argomento, e pezzi di propaganda che dovrebbero essere estranei alla cultura, civiltà e mentalità cattolica. Invece così non è. E che vuol dire? Che c'è qualcosa di strano? Un giorno vi racconterò magari gli aneddoti sulla censura stampa su questo argomento, anche su Liberazione, quotidiano di Rifondazione Comunista. Tanto per dire che una censura stampa trasversale, quando voi vi trovate di fronte a una censura stampa trasversale su organi di stampa di varie forze politiche, vuol dire che siete di fronte a un'operazione di Stato attraverso i servizi. Ecco, tanto per essere chiari, no? Allora, uno degli elementi d'allarme principale è arrivato non molti anni fa, nel 1987, quando a Trieste, senza, come se fosse una cosa normale, passata dalla stampa così come una curiosità, è stata inaugurata. E adesso vi dirò, con la presenza di chi, è stata inaugurata in un congresso preparatorio, venne preparato lo statuto, eccetera, un'organizzazione molto strana, mai esistita durante la Guerra Fredda. Questa organizzazione si chiama, e venne battezzata, Unione Europea degli Esuli e degli Espulsi, in tedesco Europäische Union der Vertriebene und Flüchtlinge, che vuol dire esattamente la stessa cosa, o quasi. Ora, tutte le analisi effettuate hanno confermato che questa iniziativa era ed è una parte strategica rilevante di un insieme coordinato di operazioni per la destabilizzazione dell'Unione Europea, potenziale, lungo tutta la fascia di allargamento ad est. Perché? Perché questa organizzazione, in realtà fondata a Trieste, è nient'altro che una unione, una Dachorganisation, si dice in tedesco, un'organizzazione tetto, organizzazione ombrello, di tutti i gruppi revanchisti europei, dal Baltico fino al Mar Nero. Alla inaugurazione parteciparono, anzi diedero il patrocinio, mandarono rappresentanze e tennero discorsi ufficiali il governo italiano di centro-sinistra, con l'allora sottosegretario agli interni, Ettore Rosato. Curioso poi un sottosegretario agli interni, ma dato che è una questione di politica estera, vero? La regione Friuli Venezia Giulia, che mandò al convegno gli auguri e la persona di Roberto Antonaz, di Rifondazione Comunista, in sostituzione dell'allora presidente Riccardo Illy, della provincia di Trieste, centrosinistra, allora ci andò il vicepresidente Walter Goldina, e del comune di Trieste, centrodestra, ci andò il sindaco di Piazza. Era presente anche una signora giudice costituzionale italiana, Roberta Saulle, esperta di diritti umani. Era rappresentato ufficialmente anche la Carinzia, il Landkern, no? Con il sindaco di Gur, che era portavoce parlamentare dei liberali di destra austriaci, in sostanza, no? E c'erano anche altre, sono arrivati anche messaggi, un centinaio di messaggi augurali da altre autorità, istituzioni nazionali, internazionali, rappresentanze diplomatiche. Voi direte, basta, cosa mai sentita? Beh, una delle cose che vi combinano a Trieste sotto gli occhi senza che nessuno se ne accorga, no? Chi presiedeva i lavori? Massimiliano Lacotta, presidente dell'associazione organizzatrice del convegno Unione degli Istriani, libera provincia dell'Istria in esilio. Interessante, vero? Poi cosa ufficiale, un'organizzazione che è apertamente revanchista, antislovena, anticroata, che fa queste cose con la partecipazione delle autorità italiane, del governo italiano, di quindi di Fondazione Comunista, vabbè. La persona di contatto
Per i partecipanti era un certo Karl Ernst Lober, ex funzionario della NPD, che era la Nationaldemokratische Partei Deutschlands, di estrema destra, in pratica più o meno neonazista. Parteciparono 40 delegazioni, per un centinaio di delegati, provenivano anche qualcuno dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Sud America, 30 discorsi ufficiali, in nome di 42, secondo altre fonti, 48 organizzazioni. Ebbene, e venne sottoscritta una dichiarazione di Trieste, 31 marzo 2007, che venne anche resa pubblica in italiano ed in tedesco. La nuova organizzazione comunque era già operativa, come si usa in Germania, come associazione IGE, scrivono loro, in Gründung, cioè in fondazione. Secondo il loro diritto, diritto tedesco e anche austriaco, l'associazione in corso di fondazione può già operare. Su una cosa così grossa, i media italiani e esteri hanno dato in realtà informazioni minimali, asettiche. Non risulta nemmeno siano state fatte analisi particolari, no, da altri ambienti. Allora, questo nuovo organismo è una coalizione europea, dicevamo, di organizzazioni che, secondo il testo tedesco, che è quello più aderente degli atti costitutivi preliminari, vuole rappresentare, dice, i popoli e le popolazioni dell'Europa espulsi, esiliati o trasferiti forzatamente, compresi quelli dislocati entro i confini nazionali. Allora, siamo andati a vedere, naturalmente, dunque questo arriva, cioè in realtà rappresenta organizzazioni revanchiste di destra estrema e moderata, dalle popolazioni, delle popolazioni di quelli che sono stati i paesi aggressori della seconda guerra mondiale, tedeschi, italiani e collaborazionisti, che vennero espulse o trasferite dopo la sconfitta definitiva dell'Asse alla fine della seconda guerra mondiale. In più, alla federazione si sono aggiunte organizzazioni antiturche, interessante, con quello che succede in questi tempi, dei profughi cristiani armeni, greci ed assiri del 1915-23 dell'Asia Minore, dei greco-ciprioti, quindi profughi di vicende molto lontane, ma comunità che sono rimaste abbastanza vive, abbastanza attive. No? Nella definizione italiana, la definizione italiana dell'organizzazione venne fatta per includere anche i cittadini italiani dell'Adriatico orientale che emigrarono dalla Jugoslavia, Slovenia, Croazia, oggi in Italia, con le opzioni di cittadinanza, e i profughi, no? I profughi veri e propri, cioè non gli optanti. Ora, questa organizzazione aveva anche uno scopo preciso, quello di contrapporsi a un'altra organizzazione internazionale, che è il Comitato Internazionale dei Deportati Vittime del Nazismo e del Fascismo 1920-1945, che stava per essere costituito proprio in Slovenia. È interessante che le organizzazioni della sinistra italiana e le organizzazioni partigiane, compreso l'ANPI, su questo convegno non ebbero nulla da dire. Lo scopo ufficiale dichiarato di questa organizzazione internazionale nuova fondata a Trieste pochi anni fa era di unire le forze dei superstiti discendenti simpatizzanti delle popolazioni rappresentate per costringere l'Unione Europea, i suoi Stati membri e le Nazioni Unite a riconoscere loro intanto lo status ufficiale di vittime di genocidio come gli ebrei, mentre si trattava delle vittime dei loro stessi regimi nazisti che avevano perseguitato gli ebrei fascisti. E il diritto alla memoria e alla revisione ufficiale della storia secondo le loro tesi, cioè il diritto al revisionismo storico, è quello che dal punto di vista della stabilità europea era la cosa ed è la cosa più pericolosa, cioè il diritto al ritorno con restituzione dei beni. Questa è una cosa di cui si parla molto anche qui a Trieste per gli esuli istriani e profughi istriani e dalmati.
ma è una tesi già respinta dalle corti europee per un motivo molto semplice, che indipendentemente dal fatto che l'emigrazione politica o economica forzata o meno sia avvenuta con delle opzioni di cittadinanza, come nel caso qui dell'Adriatico orientale, o per cacciata vera e propria delle persone senza diritto al risarcimento dei beni, il diritto al ritorno non può essere azionato quando sono passati già anni e generazioni, per cui nei territori abbandonati c'è già una nuova popolazione perfettamente innocente, che non ha nessuna colpa in quello che è successo, comunque lo si veda prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, se noi restituiamo un diritto perduto, tolto o rinunciato, bene, alla popolazione, ai membri della popolazione che se n'è andata, violiamo il diritto di una popolazione attuale innocente che ci vive adesso e che diventerebbe profuga essa. Quindi, mentre bene o male i profughi della Seconda Guerra Mondiale sono riusciti a formarsi una nuova vita, noi priveremmo del diritto alla vita, alla terra, eccetera, questi altri. Quindi non si può fare giustizia con un'ingiustizia. Quello che è possibile è il risarcimento, appunto, degli eventuali danni dove c'è una richiesta legittima. Per farla breve adesso, vi dirò che in sostanza abbiamo già allora individuato quella che era la struttura di questa organizzazione. In pratica si trattava di un'organizzazione che aveva, cioè nella quale c'era una miriade di piccole associazioni, organizzazioni revanchiste e un corpo centrale, no? Un corpo centrale che era costituito dalle organizzazioni che rappresentano i milioni di profughi tedeschi della Seconda Guerra Mondiale, e con una testa politica fittizia, secondo noi, perché non in grado di reggere, nemmeno di pensare operazioni di questo tipo, che era appunto l'organizzazione estremista degli esuli italiani qui dell'Istria a Trieste, Unione degli Istriani, libera provincia dell'Istrio in esilio. E c'era poi una serie di operazioni dentro organizzazioni che operano in funzione antirussa, antiturca, antioccidentale, insomma una specie di minestra di verdura. Alcuni mesi dopo questa unione degli esuli e degli espulsi europea fece una manifestazione, fece delle presenze, delle manifestazioni a Bruxelles ed ebbe in particolare i contatti con la missione permanente russa presso la NATO. Quindi c'era tutta una serie di interrogativi complicati che si intrecciavano intorno a questa vicenda. Quello che ci interessa, il motivo per cui vi annoiamo con questa storia, è che nella tranquillità apparente di Trieste, dove i partiti politici italiani spadroneggiano, ci portano via Portofranco, negano che il territorio libero di Trieste sia mai esistito e porcate a nastro di questo tipo, questa Trieste così apparentemente tranquilla, dove spadroneggia questa gente, viene usata anche per operazioni internazionali pericolosissime che vengono spacciate per normali, alle quali partecipano come ebeti tutti i rappresentanti politici istituzionali a Trieste di turno, del centrodestra e del centrosinistra, operazioni che poi vengono mantenute in vita, finanziate dal governo italiano, perché queste organizzazioni revanchiste italiane sono finanziate tuttora dal governo italiano, per compiere operazioni di tensione che vanno a danno del territorio libero di Trieste. Cosa stanno facendo adesso costoro? Approfittano di questa legge sui perseguitati politici in Slovenia per presentare migliaia di domande
di persone che non ne hanno titolo perché non hanno i requisiti di legge, perché non possono dimostrare una particolare persecuzione politica, anche se hanno lo status di profughi, di rifugiati, eccetera. Una volta che avranno raccolto le migliaia di domande, incominceranno con le rivendicazioni politiche sostenute dal Ministero degli Esteri italiano, per cui queste persone avrebbero diritto al risarcimento, e così creeranno una nuova tensione politica fra Italia e Slovenia, e quindi anche fra il territorio qui amministrato dall'Italia, Trieste, no? E la Slovenia, col solito trucco italiano di queste cose, per cui non è l'Italia ufficialmente che ha le rivendicazioni, no? Le hanno delle organizzazioni della società civile, organizzazioni che però sono finanziate dall'Italia, dal governo italiano, e sono protette dai servizi italiani anche a livello giudiziario, l'abbiamo visto più volte attraverso gli anni, e quindi qui possono operare impunemente, possono fare tutto quello che vogliono, anche con organizzazioni di questo tipo che sono pericolose per la stabilità europea e per la stabilità dell'area euroatlantica, perché queste organizzazioni revanchiste, tedesche ed altre, sono quelle che venivano alimentate durante la guerra fredda in funzione anticomunista e che l'Occidente si è dimenticato di smantellare dopo la fine della guerra fredda, dopo la caduta del sistema, la risoluzione del sistema sovietico, per cui si sono rivoltate contro la democrazia occidentale. E queste cose vengono, insomma, le operazioni di queste organizzazioni vengono fatte a Trieste, dove tutto può passare così sotto silenzio, ebbene, perché è una specie di riserva di caccia politica e di censura stampa e di disattenzione, no? E queste operazioni, ebbene, vengono fatte a Trieste dal governo italiano, con soldi del governo italiano, con accreditamenti del governo italiano, contro quelli che sono a minaccia di quelli che sono gli equilibri euroatlantici nei quali l'Italia afferma di essere inserita e per la quale viene anche tutto sommato protetta anche oltre i limiti della decenza dal punto di vista proprio politico. Quindi questi non soltanto ci negano il territorio libero di Trieste, ci negano i nostri diritti, ci rubano il porto franco, ci impongono il doppio delle tasse che dobbiamo pagare se le incassano loro invece di mettere nelle casse del territorio libero di Trieste che devono amministrare, ma ci utilizzano anche per le operazioni sporche internazionali del governo italiano. Interessante, vero? Così vedete, la narrazione un po' noiosa dei minuti precedenti acquista un significato ben preciso. Come vedete, i motivi per liberarsi dell'amministrazione civile provvisoria infedele del governo italiano, che invece di amministrarci e di guadagnare esso stesso sul fatto di essere l'amministratore del territorio libero di Trieste, che ha libertà di bancaria, di porto franco, di borsa, eccetera, eccetera, ci deruba e ci usa per i lavori sporchi. Ce ne sono anche altri, sono traffici di vario tipo, coperti, tutto quello che volete, no? Sotto questa calma apparente che ogni tanto così si viene ridipinta dalle vele della Barcolana, da un po' di mostre, un po' di cose, mentre la città affonda e la popolazione annega nella miseria crescente. E volete che non ci sia il motivo di liberarsi di costoro? Passiamo a delle questioni, ad un paio di questioni ancora, di una sola questione, che sembra di tono minore ma non lo è, perché significa un sacco di soldi in più o in meno per la nostra gente. La questione di cui abbiamo già parlato ieri, del vino Terrano, di cui la Slovenia ha ottenuto la denominazione d'origine. I politici si stupiscono, la Slovenska kulturno-gospodarska svesa, che è la maggiore organizzazione della comunità slovena che avrebbe dovuto tutelare i viticoltori sloveni qui a Trieste, il territorio di Trieste, minimizza, dice ma no, è una piccolezza, eccetera, si potrà risolvere.
Cosa stanno facendo costoro? Costoro stanno tutti coprendo il risultato delle loro inerzie colpevoli, perché la Slovenia ha lavorato e si è fatta viva per ottenere la denominazione dove si è ottenuta, e questi nostri sono rimasti seduti sulle loro poltrone a guardarsi l'ombelico bene, e a fare le loro trappole politiche. Come mai non hanno promosso loro il riconoscimento? Come mai non se ne sono occupati? Dov'era la Kmečka Zveza che avrebbe dovuto rappresentarli e tutelarli? A flirtare con il PD, con il Partito Democratico Italiano e con gli altri poteri italiani di turno? Lo scandalo non è che la Slovenia abbia lavorato per ottenere la denominazione d'origine del Terano, ma lo scandalo è che non l'abbia fatto nessuno qui. E guardate, questa non è una questione nominale, è una questione concreta, per cui gli stupori sono assurdi. È una questione di denaro in diritti. Se voi avete la denominazione d'origine, questo significa che qualsiasi bottiglia prodotta vi deve pagare una percentuale. È già successo nel caso del Prosecco, dove le bottiglie sono milioni e milioni e milioni, vanno in giro per tutto il mondo, e Trieste, il territorio libero di Trieste, non può incassare, va bene, i diritti della denominazione che viene da qui. Ce la siamo fatta fregare. E non è che i veneti, non è che dobbiamo dare la colpa ai veneti che ce l'hanno fregata, va bene, e dobbiamo dare la colpa all'inerzia dei nostri amministratori, che nemmeno sapevano che ci fosse il problema, perché non si occupano delle questioni, dei problemi economici veri in Trieste. Questa gente sa soltanto, va bene, andare a inaugurare le barcolane o altre cose, o le mostre d'arte. Quando si parla dell'economia di Trieste ti spiccicano quattro parole sulla vocazione turistica, il mare, la vocazione marittima, eccetera, poi in realtà non sanno combinare niente. Non solo non sanno combinare niente, ma ti sabotano perché di turistico non fanno in realtà nulla, scambiano per turismo l'approdo delle navi da crociera a Trieste. E nel concreto della vocazione marittima si comportano francamente come, non so, come parente di barca a cui affidi un transatlantico, no? Non sanno nemmeno da che parte cominciare, non utilizzano il regime di Porto Franco internazionale, non intervengono sul governo italiano che lo soffoca, che lo strangola da anni e da anni, e di fronte a 70 ettari di Porto Franco internazionale e Porto Franco Nord sanno soltanto pensare a speculazioni urbanistiche e sono asserviti a partiti italiani che non rappresentano gli interessi della popolazione ridotta ai Trieste 240.000 abitanti, ma degli altri 60 milioni, dei 60 milioni, anzi non gli altri, dei 60 milioni di cittadini italiani e dei loro 20-30 grandi porti importanti, no? E volete che questi si accorgano anche della questione della denominazione del vino che potrebbe portare un sacco di soldi qui da noi? Questi sono dei perfetti inetti, guardate, io l'ho già detto, scusate se lo ripeto. Una volta pensavo che la maggior parte di questi politici italiani fossero, dei partiti italiani fossero disonesti. Mi sono sbagliato. A parte le singole brave persone che ci sono anche fra loro, questo è logico. Ma in realtà la percentuale di disonesti, furbi e intelligenti, no? Che fanno le truffe, frodi politiche, no? È limitatissima. La maggior parte sono semplicemente inetti. Sono semplicemente inetti. È come se mettessimo, già dicevo, a fare operazioni chirurgiche i primi che passano per strada, o quasi, no? O quelli che un'assemblea popolare indica, bene, designa fare chirurghi. Non si può. Non si può. Come per fare il chirurgo, così per fare il pubblico amministratore, bisogna avere delle capacità, bisogna avere delle cognizioni, bisogna impegnarsi, bisogna lavorare sul serio, dalla mattina alla sera e anche di notte, se possibile, se vi restano questioni da studiare. Questa banda di inetti che ci troviamo addosso sta facendo più danni ancora che l'aggressività politica economica dello Stato italiano. Più danni perché non ci difende. Se avete delle guardie che devono difendere la vostra casa e vi entrano i ladri, vi rapinano, i ladri e i rapinatori hanno fatto il loro mestiere, ma la colpa è delle guardie che li hanno lasciati entrare, no?
Scusate se uso sempre questi esempi, ma mi sembrano abbastanza chiari e calzanti. Su questa questione dei vini si giocano milioni di euro per il Prosecco, in prospettiva addirittura miliardi. Quindi non sono cose da sottovalutare e non basta una regata, va bene, col villaggio Barcolana per pochi giorni, tipo Fiera di San Nicolò, va bene, per risollevare i destini della città. Per risollevare i destini della città c'è un'unica cosa da fare, c'è un unico rimedio, perché non bastano neanche le promesse dei politici italiani. L'unico rimedio è ripristinare in pieno i diritti e lo status del territorio libero di Trieste con supporto franco internazionale, con la libertà bancaria, finanziaria, di borsa, eccetera, che ha i vantaggi e i privilegi di una Singapore del Mediterraneo. Perché non li attiviamo? Siamo proprio scemi? Ci hanno imbottito la testa delle scemenze della propaganda politica italiana per troppo tempo, ci hanno resi, ci hanno condizionati, insomma io direi proprio di no, la gente comincia a svegliarsi, l'abbiamo vista, è un po' spaventata da alcune reazioni, è un po' così sviata dalla propaganda politica di questa gente sul piccolo, va bene, e sul Primorsky Dnevnik ridotto a suo caudatario di lingua slovena. Però noi siamo convinti che si sta svegliando, i nostri articoli hanno sempre più lettori in rete, la gente incomincia a farsi domande, addirittura dentro le istituzioni italiane hanno cominciato a capire che abbiamo ragione, che il territorio di Trieste esiste come giuridicamente, che i diritti sono reali e che li stanno violando. Gli ultimi a rendersene conto sono questi politici, i politicanti locali che pensano che si possa ignorare il problema nascondendo la testa nella sabbia, così fingendo che non ci sia. Se ne accorgeranno. Bene, con questo abbiamo concluso la puntata di oggi, domenica 11 ottobre 2015, della trasmissione La Voce di Trieste, la Radio Trieste Libera, che è l'emittente radiofonica sul web, quindi ascoltabile ed in realtà ascoltata un po' in tutto il mondo, del Movimento Trieste Libera. Ringraziamo coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro che hanno voluto o dovuto lasciare prima la trasmissione, l'ascolto della trasmissione, che comunque va, questa puntata, in replica registrata adesso fino a domani, lunedì, quando nelle medesime ore del primo pomeriggio, dalle 13 alle 14, inseriremo la puntata nuova. Grazie quindi a tutti ancora per la pazienza nell'ascoltarci, anche su argomenti così un po' ostici come quelli di oggi. Grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati e ragionabili assieme. E a risentirci domani, lunedì 12 ottobre 2015, con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.